Il nastro di Möbius è stato scoperto nel tardo 1700, ma questo è un mosaico greco del III secolo a.C. in cui non solo è disegnato il nastro di Möbius, ma è associato ai 12 pianeti. Quindi la struttura della musica era già nota ai tempi dei tempi. Infatti, ripeto, Cicerone quella musica la descrive per filo e per segno. Andiamo avanti. Questo è quello che viene raccontato come un trattato sul volo degli uccelli. In realtà, andiamo avanti. Queste forme musicali sono raccontate sia da Zarlino che da Gaffurio, quindi in tutta la dottrina musicale sono note, è che nessuno li ha mai associate. Tra l'altro tutte le vetrate delle chiese sono sempre rappresentati con questi, se voi andate a vedere il Duomo di Milano, ogni vetrata è un trattato di musica. Andiamo pure avanti. Quindi, quel volo di uccelli, che non è un trattato sul volo, ma è un trattato musicale, se noi andiamo avanti, diventa una cosa di questo genere. Ok, quindi, nei documenti che Leonardo ci ha lasciato, quei pochi che sono a disposizione di tutti, perché la maggior parte è in mano private, ci sono gli elementi per leggere questa musica. Ci stiamo provando anche col Conservatorio di Milano, ma la via è lunga. Andiamo avanti. Questo ritratto di musico, si è sempre detto che potesse essere Gaffurio piuttosto che tanti altri rappresentanti della musica contrappuntistica del primo Rinascimento, in realtà è nuovamente Leonardo da Vinci. E ha in mano un foglietto con scritto Cant Ange, motivo per cui pensano che fosse Gaffurio che ha fatto un canto angelico per la chiesa del Duomo di Milano. In realtà è un foglietto ripiegato su se stesso, quindi è proprio l'espressione della musica delle sfere. Kircher parla di 9 cori angelici, 9 per 8, 72, quindi 72 è la struttura portante della musica, ma è uno degli angoli del triangolo iscritto al pentangolo auro, eccetera, eccetera. Quindi questa rappresentazione è Leonardo da Vinci. Andiamo avanti col foglietto ripiegato su se stesso e lo si vede. Ma Bach cosa fa? Andiamo pure avanti. Si fa ritrarre allo stesso modo e si fa ritrarre col Canon Triplex in mano all'incontrario. Quindi c'è una emulazione evidentemente frutto di una conoscenza che poi è in capo a tutti i musicisti dell'epoca che si fanno ritrarre con questo cazzo di foglietto in mano senza il quale uno non è musicista, è sempre l'incontrario. Andiamo pure avanti. Ok, vai vai. Dicevo delle Gioconde. Questo è San Sebastiano di Raffaello, l'unico San Sebastiano che non è trafitto dalle frecce. È l'unico San Sebastiano che tiene la freccia come un monocordo. Se noi andiamo avanti, sulla pettorina ha una tastiera, come fosse un piano, e associata alla tastiera un volo di uccelli. Questa, torna pure indietro, è la Gioconda di Raffaello, il suo rebis, l'unione degli opposti, ottenuto attraverso la musica delle sfere. Andiamo pure avanti. Ripeto, così c'è di Salai, c'è di Perugino. Questa mano, che è la mano della Vergine delle Rocce, è una mano musicale, esprime un accordo. Questo accordo lo mettete sulla pettorina di Raffaello e suona. Io dico, io non suono, non studio. Mi accingo a queste cose da 3 anni. Possibile che nessuno le abbia mai raccontate, viste?
c'è qualcosa che non torna, tanto che di queste cose poi in realtà tanti ne parlano, vedi Kubrick, vedi Disney, vedi tanti altri. Il problema è che in quegli anni di cui parlavo prima, la conoscenza era sinonimo di potere, motivo per cui chi la conoscenza la deteneva la doveva celare agli altri. Ma è un retaggio antico. Oggi si spera che quel retaggio venga cancellato, motivo per cui se vogliamo consegnare una società migliore dobbiamo imparare a raccontare le cose come sono, ma anche a comportarci in maniera tale. Quella manina e quel volo di uccelli, Wolgemut, non a caso, Wolgemut faceva parte del neoplatonismo di Norimberga e Bianca Maria Sforza nel 1493 è andata in sposa a Massimiliano I. Quindi gli sposalizi e i legami di potere seguivano la conoscenza in quegli anni. Andiamo pure avanti. Cranach col libro in mano, col volo di uccelli, con l'accoppiamento. Cranach è colui che ritrae Martin Lutero ufficialmente. Ecco perché le corali di Lutero seguono quella musica. Quella sala in Valtellina è stata l'impronta a cui tutti si sono rifatti. Dopo la Biblioteca Alessandrina e dopo l'Accademia Neoplatonica non esiste al mondo posto in cui la conoscenza è più completa di quella sala anonima. Motivo per cui, come io ho iniziato a parlarne, il CICAP mi è saltato in testa. Andiamo pure avanti. Si dice che il movimento rosacruciano nasce ufficialmente nel 1617. Questa è la festa del Rosario, commissionata da Sprenger, che è l'inquisitore tedesco per eccellenza, autore del Malus Malefi, brava, in cui venivano messi al bando tutti gli atti di stregoneria, e in questo testo, che è il testo principale, si fa riferimento a titolo di esempio proprio a quelle attività che si svolgono in Valtellina. Stiamo parlando del 1480, grosso modo. Sprenger commissiona a Durer questo dipinto, La festa del Rosario. Vai pure avanti. Durer cosa fa? Si vede malissimo. Questo dipinto è a Praga. Purtroppo è stato restaurato male, non esistono immagini migliori fin tanto che non andrò a Praga sperando che me lo facciano vedere. Durer iscrive la città di Norimberga all'interno della conca di Lecco. Lì in mezzo c'è ancora casa mia. Assecondare Norimberga a Lecco è un gesto molto forte. Motivo per cui Durer e Leonardo si conoscono molto prima di quello che si pensa, ovvero si parla del 1504 nei viaggi veneziani. Se noi andiamo avanti, questo è Le nozze alchemiche di Christian Rosenkreuz, 1617, quello che nella ricostruzione viene fatto, viene raccontato come il primo testo rosacruciano. Nel testo c'è una data significativa, 1459. Pio II era legatissimo a Federico III, tale per cui ha chiesto a tutte le signorie e ducati italiani di assecondarlo col concilio di Mantova, ma gli hanno dato picche tutti quanti, per cui lui si è legato inizialmente a Federico III, poi agli ungheresi, eccetera, eccetera. Questo è il motivo per cui
Il 1459 diventa ancora una volta fondante. Quel 1459 insieme al 1492 sono le due date spartiacque del nostro vissuto quotidiano. Andiamo pure avanti. Questo è Cristo fra i dottori. Io ho parlato col direttore del Museo di Norimberga, spiegando che c'era musica nei dipinti di Dürer. Siccome il direttore del Museo di Norimberga è il più grosso esperto di Dürer, pensavo che fosse una collaborazione proficua da chiedere. E questo si è messo a ridere e mi ha detto che io ero un visionario, come tutti gli altri mi hanno risposto fino ad oggi, ma non solo questa è musica. Alle spalle di questi personaggi, che sono in ordine la moglie di Dürer, Wolgemuth, Sprenger, eccetera, eccetera, ovvero i rappresentanti del neoplatonismo tedesco di Norimberga, c'è un Leonardo da Vinci ispiratore nell'angolino in alto a destra. Andiamo pure avanti. Bach era tedesco. Questa è la corona con cui la Madonna del Rosario viene incoronata. Andiamo pure avanti. Questo è lo stemma di Bach. Bach, come Leonardo, è stato preso a un certo punto e instradato a un certo tipo di conoscenze. Il problema di Bach è che oramai ha fatto musica in un momento in cui la musica non era più così elevante come era stato un tempo, proprio perché con la dodecafonia, col ciclo di quinte, eccetera, eccetera, ha perso quella sua funzione di vettore di elevazione spirituale. Tale per cui, ad esempio, i canti tibetani o i canti di qualunque tribù dell'Africa o del Perù sono molto più benefici. Andiamo pure avanti. Ho fatto questa discussione su Bach un giorno a casa di un regista che ha fatto un film abbastanza famoso su Bach e mi hanno massacrato, perché distruggere loro un mito oppure raccontare che l'uomo, proprio perché essere pensante è un essere inferiore, non lo accettavano. Ma la mente è il vero punto fragile dell'uomo, perché attraverso la mente vive la propria virtualità. Tutto il nostro incedere quotidiano è in realtà frutto del nostro sistema simpatico. Quando prima vi ho raccontato dell'ultima cena, Leonardo ha sempre espresso il tradimento nelle sue opere. Nell'ultima cena il tradimento è quello della Chiesa, lasciando perdere Dan Brown, l'ho già detto anche prima. Pietro è quello che ha la mano dietro la schiena col coltello. Il coltello rappresenta la parola è quella che serve all'uomo per mediare attraverso la mente. Pietro fa un gesto importantissimo, ovvero mette la mano sulla gola di Giovannino, a livello del quinto chakra, l'amigdala. Maria di Magdala vuol dire amigdala, non c'entra un cazzo la moglie di Cristo, eccetera, eccetera. Con quel gesto, Pietro, ovvero la Chiesa con la propria parola traslitterata, determina l'interruzione di quel flusso di elevazione spirituale per cui la vita diventa continuativa e quindi c'è questa rinascita spirituale